Amici di Rai Sport, bentornati al Palalo Bello di Siracusa. Le due squadre hanno fatto il loro rientro all'interno del campo. Risultato del primo tempo che vede in vantaggio Bolzano in questa finale di Coppa Italia 11-7 sul Bressano. Prima azione da parte della formazione trentina che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Dunque è stato effettuato un break importante proprio alla fine del primo tempo da parte del Bolzano. Adesso vediamo un po' di capire la reazione della squadra giallonera. Subito il bel sottomano da parte di Bolognate. Avete visto inquadrato anche vicino a me Peppe Vinci, che è l'allenatore dell'Albatros Siracusa, che mi aiuta in maniera amichevole in questo commento della partita. È importante segnare subito quando devi recuperare, insomma. Beh, il Bressano, se vuole fare la rimonta, deve partire subito forte, e contro questo Bolzano sarà molto difficile, però il suo brio forse un po' li aiuterà. Ecco, vedi, cercato di recuperare il pallone la formazione del Bressano, rimasto a terra intanto un giocatore di Bolzano. 11-8 il punteggio, lo vedete, per la squadra che adesso è in possesso del pallone. Dall'Ago l'ex che si è rialzato, aveva subito un colpo al volto, però insomma è difficile che ci possa essere nervosismo nei confronti dei suoi vecchi compagni. Qui però la decisione degli arbitri, che vi ricordo sono i signori Giovanni Iaconello di Usmate e Giuseppe Iaconello di Romentino, 2 minuti di esclusione temporanea. Non so se abbiamo la possibilità, grazie a Giuseppe Guttilla, di rivedere quello che è successo, perché è stata appunto decretata questa espulsione evidentemente per il contatto che poi lo ha lasciato contuso sul terreno di gioco. Adesso lo avete visto anche in panchina, ecco qui, vediamo, anche se naturalmente non riusciamo più a rivedere che cosa poi è successo. Beh, perché da questa azione, cioè da questa immagine, è stata perfetta, perché ha buttato fuori entrambi, uno perché aveva fatto il fallo, l'altro magari c'è stato un accenno di stizza, e allora giustamente per placare subito gli animi hanno mandato via entrambi. Dunque inferiorità numerica per tutte e due le squadre. Bolognani, ancora Bolognani che si avvicina dopo il passaggio di Chistè, poi attenzione a Giongo. Chistè va lui alla conclusione, Zirin Paris sempre molto attento, è tornato in Italia, aveva lasciato la nostra nazione per far ritorno in Grecia, poi qualche problema economico delle società lì di pallamano greca lo hanno in qualche modo convinto ad accettare l'offerta del Bolzano. Qui intanto la conclusione vincente Birker, dunque 12-8, ha trovato la rete in grande scioltezza a Bolzano senza particolari problemi. Qui è una rete importante in un momento, diciamo, di ripresa, e quindi in parità, in tutte e due in inferiorità numerica, e si sono risposte colpo su colpo. Bolognani per Chistè a cercare il tentativo di Di Maggio, la rete di Di Maggio, quindi siamo 12-9 con Pirker in avanti, Gaeta, il tentativo di Turković, poi pallone di Radovčić, Radovčić che si avvicina, prova a girarsi, fermata però la sua azione, subito riparte veloce Bressano, Paolo da Silva, alla conclusione, rete, è stato molto bravo, si è mangiato lo spazio a disposizione e ha trovato una bella conclusione ancora vincente il giocatore del Bressano. Ecco che possiamo rivedere, grazie a Giuseppe Guttilla che ci sta aiutando dalla regia, abbiamo visto dunque la rete con Bressano che si è portato a -2. Gaeta, San Paolo, altra possibilità per la squadra di Dumnic di avvicinarsi, di prendere ancora coraggio e anche un po' di
forza mentale, però palla sprecata qui in attacco. Dunque Bolzano dall'altra parte con Gaeta, passa il pallone, è stato molto bravo Gaeta qui. Rivediamo perché è andato proprio in uno spazio quasi che non c'era, se lo è cercato e trovato da solo. Ha sprecato una buona opportunità Prestano, perché aveva la possibilità di andare a meno uno e torna invece a meno tre. Sì, l'intensità e la velocità della gara un po' si è alzata, quindi credo che assisteremo a un bellissimo secondo tempo. Bolognani, ricordo anche che poi da giovedì prossimo torneranno gli appuntamenti anche del campionato, in particolare dei playoff maschili della pallamano italiana, con il solito classico giovedì come programmazione. Playoff che vedranno la partecipazione anche della squadra di Peppe Vinci, che si può dire, diciamo, come proprio brevissimo pronostico di questi playoff. Le prime tre della classe penso che siano favorite per l'accesso alla Final Four, poi ci saranno un bel gruppo di sarebbero squadre, diciamo, ma sono... credo Bolzano e Fasano sicuramente sono quelle che sono le favorite all'accesso alla Final Four. Poi il Carpi credo che abbia, nonostante una prima fase un pochino a rilento, sia la terza favorita per l'accesso alla Final Four. E la quarta la lasciamo così, alla sorpresa. La lasciamo alla sorpresa di qualche squadra che appunto riuscirà ad arrivare in Final Four. Naturalmente è chiaro che questo è poi sempre sulla carta, poi vedremo quali saranno gli sviluppi naturalmente, e a partire da giovedì sulle reti Rai torna dunque il campionato anche di pallamano. Pronto Paolo da Silva di fronte a Zilin Paris. Una finta da rete, non è facile superare quel muro, non è semplice anche per un giocatore bravo come Paolo da Silva. Avete visto, ha cercato in tutti i modi disorientare l'avversario, ci è riuscito. Meno due per Prestano con l'attacco di Bolzano. Turković, Gaeta avvicina all'area la propria azione Bolzano. Pirker, ottimo il suo approccio al match, da quando è entrato è stato molto bravo nell'aiutare l'azione d'attacco dei propri compagni. Bolognani, Alessandrini, deve recuperare tre reti Prestano, torna anche Chistè. C'è intanto a Bolognani la parata di Zilin Paris. Bravo Zilin Paris qui, però Bolognani poteva fare meglio. Intanto San Paolo ha rallentato l'azione del Bolzano, che comunque continua con Pirker. Starcevic non era riuscito a chiudere, una bella ripartenza del Bolzano. Siracusa, prova Gaeta, niente da fare per San Paolo, che rete, è uscito fuori un tiro imparabile per San Paolo. Rivediamo la finta, poi il sinistro con la mano sinistra ha trovato proprio l'angolo impossibile per il portiere del Prestano. Bolognani, e a più 4 Bolzano. Da Silva nell'angolo di Maggio, però è questo il momento importante naturalmente della partita. E qui Gaeta stava per andare da solo, ha recuperato Prestano, la palla dentro la rete, ha rischiato tantissimo Prestano ma riesce ad andare a meno 3 con Polito. Se riusciva a recuperare quel pallone Gaeta diventava possibile più 5, invece resta
sta comunque in gara Pressano. Starcevic, Gaeta, cercare ancora il tentativo di Starcevic dietro in Rebner che viene fermato così in maniera irregolare. Dunque netta l'azione di Polito, fallosa in aria, dunque tiro dai 7 metri per Bolzano, arriva questa volta Radovcic. Certo le scelte di Bolzano su quella linea sono tante, ha varie soluzioni perché il tasso tecnico sicuramente è più elevato e poi soprattutto riesce a muovere bene la palla spostando la difesa e trovando molti varchi nella difesa del Bressano. Mantiene in pratica questo vantaggio più o meno 16-12 per Bolzano. All'angolo non sbaglia, buona l'azione di Chistè che è stato bravo a trovare l'angolo opposto. Niente da fare per Selim Paris. Pirker va a cercare Gaeta, poi Turković, Starcevic dietro, ancora Starcevic per tentativo di Turković. Niente da fare per Bolzano, opportunità per la squadra trentina di accorciare un po' le distanze. Paolo da Silva dietro, ancora Paolo da Silva, vuole lui la conclusione, è stata la deviazione, aveva preparato bene il tiro, possiamo rivedere qui c'è stato il muro di Gaeta che è stato determinante, se no diventava difficile per Selim Paris. Resta in attacco sempre Bressano, è un momento importante per la squadra di Dumnić perché è chiaro che accorciare ancora potrebbe aiutare. Qui però Selim Paris è sempre lui protagonista, e anche San Paolo dall'altra parte, anche San Paolo ha chiuso bene su Pirker, entrambi i portieri protagonisti in questo momento del match. San Paolo in queste tre partite qui a Siracusa di Coppa Italia ha messo in mostra una serie di interventi veramente di primo livello. Gaeta, Turković, poi Starcevic, ancora il tentativo con Radovcic, attenzione, palla nell'angolo con la circolazione della palla che libera Pirker, non sbaglia Pirker. È stata brava la squadra di Fusina in questa circostanza, ha avuto un bel gioco di squadra. Pallone che è arrivato a Pirker, bravo a chiudere in Riti. Di Maggio ha cercato Polito, ma azione che è stata fermata. Di nuovo in attacco Bressano. Attenzione a Bolognani, ancora Bolognani nel tentativo di conclusione che viene fermata, c'è il tiro di punizione, ancora Bressano, Chistè trova la traversa, tocca anche Selim Paris, in attacco ancora Bressano, può sbagliare poco adesso nella sua azione la squadra di Dumnić. Tutto in avanti, va e trova Bolognani la conclusione vincente, sempre tre le reti da recuperare mentre Bolzano in attacco. Gaeta dal lago, è rientrato anche Radovcic. Finora però Bolzano, da quando ha effettuato quel break alla fine del primo tempo, sta comunque tenendo bene il vantaggio. Il fallo su Turković, anzi su Starcevic in Rebner, a cercare Radovcic dietro Turković, una finta, si avvicina all'area, va, buono l'assist per in Rebner che non ha difficoltà a mettere dentro.
cercare Chiste, poi Di Maggio trova la conclusione. Chiste, Zilin Paris. Siamo quasi alla metà del secondo tempo e questo è già un vantaggio importante per Bolzano. E certo, il Bolzano è riuscito a contenere la sfuriata iniziale del Bressano e adesso può, con un po' più di precisione al tiro, potrebbe anche allungare ancora di più. Fallo su Gaeta. Starcevic, Turković, Gaeta. Può aumentare ancora il vantaggio del Bolzano. Palla dentro per il Nerebener e ha funzionato ancora questo gioco a due. La seconda volta consecutiva, più 5. Qui probabilmente arriverà il time out di Dumenic, perché è chiaro che Bolzano sta aumentando la propria distanza. Abbiamo rivisto qui, si è fatta sorprendere la squadra di Dumenic sempre lì centralmente. Bolognani, Da Silva, Chiste vuole una conclusione. Infrazione di passi, ha danzato un po' con il pallone in mano e adesso Bolzano addirittura ha la possibilità di andare a più 6. Radovcic, Turković. Radovcic dentro per Starcevic, è rientrato dal lago. Starcevic non ha trovato lo spazio per il tiro, si è chiusa bene qui la difesa del Bressano, quindi può rimanere in zona d'attacco Bolzano con la scivolata di Starcevic. È stato sfortunato qui il giocatore del Bolzano, ancora non ha sfruttato il suo time out di Umanic, e lì con il cartellino in mano, ma non lo ha consegnato al tavolo, dunque si continua con il più 5 in favore di Bolzano e l'attacco però è di Bressano. Bolognani, Di Maggio, c'è ancora Bolognani, poi Di Maggio per di nuovo Bolognani, esterno della rete, sta adesso forzando un po', sente l'ansia di dover recuperare e sente soprattutto anche proprio a pelle il tempo che va via veloce la squadra di Dumnic. Diciamo che il Bolzano ha preso bene a marcare Da Silva, quindi la squadra del Bressano adesso si trova un attimino a forzare sui tiri dalle posizioni e quindi oltre la buona difesa che sta attuando il Bolzano senza la sua bocca da fuoco, diciamo, adesso un pochino si trova in difficoltà. Niente da fare per Bolzano, qui anche Bressano con la conclusione di Chiste, c'è stato un fallo, rivediamo sulla conclusione, mentre il time out qui lo chiama Dumenic, quindi andiamo a sentire la panchina del Bressano, sentiamo un po' Dumenic cosa ha da dire ai suoi giocatori in questa fase molto delicata per la sua squadra. Sentiamo. Ehi, per favore, concentrati questi tiri, Walker. Se facciamo questa finta, poi questo tiro. Lui si apre così, lui para qui una volta sopra la testa, dovete tirare. Ma possiamo fare anche una volta, Walker rimane centrale, tu per Paolo, per liberare Paolo, poi tu fra prima e secondo scala. Paolo, se ce l'hai qui spazio, attacca anche tu. Dunque Walter, per te devi cercare di liberare, se hai Paolo spazio qui, Pivo da terzo, da secondo sul terzo si sposta, Paolo attacca qui, dai. Beh, naturalmente in questo momento deve anche cercare di far sentire la propria squadra ancora in corsa, no Dumenic? Certo. Come è giusto che sia, anche perché comunque manca ancora abbastanza alla fine della partita, quindi sì.
e poi soprattutto Dumini ci sta cercando di dire ai suoi ragazzi di mandare al tiro, di liberare Paolo Silva. Eccolo, proprio lui. Chiste. Adesso c'è Dallago che è molto vicino alla posizione del numero 28 del Bressano, mentre qui è stato fischiato il tiro dai 7 metri, ma proprio lui, Paolo Silva, a incaricarsi della battuta. Non si può sbagliare in questo momento, bisogna essere il più possibile concreti per quanto riguarda il Bressano, che è sotto di 5. Si asciuga il campo proprio nella zona vicino a Zilimparis. Dunque il tiro dai 7 metri, vedete il movimento di Zilimparis. Da Silva, dalla linea dei 7 metri, trova la rete. Grandissima freddezza la sua. Sicuramente il migliore del Bressano, che sta tenendo in piedi con le sue conclusioni la squadra. Quadratura sempre per il ministro Poletti, che ha approfittato della sua visita in Sicilia per essere vicino anche a questa finale di Coppa Italia di pallamano. La rete da parte di Turković. Alla vigilia ha avuto anche parole importanti per questa disciplina il ministro Poletti, che si è dichiarato comunque affascinato proprio dal gioco e dalla dinamica di questo sport. Attenzione al Bressano con Bolognani che viene fermato. È entrato Pascal Dantino per la formazione del Bressano con il fallo. 94 proviene dalle giovanili della formazione del Bressano. L'errore è qui, però c'è stato un fallo, cercava di appoggiarsi a Polito da Silva. Cerca la conclusione Di Maggio, c'è stato il fallo. E dunque ancora un tiro dai 7 metri. Bolzano riesce a mantenere comunque un vantaggio di 4-5 reti con una certa tranquillità, fa molta più fatica a Bressano. E Bressano adesso fa fatica perché ha l'ansia di recuperare, soprattutto Bolzano in difesa si è più compattata e quindi ci sono sempre meno spazi. Di nuovo il confronto tra i due, da Silva a Zilimparis, rete. Si arrabbia il portiere greco, ma di nuovo meno 4 per Bressano. Rivediamo, passata proprio lì in mezzo la palla. Starcevic, Radovcic, ancora Starcevic per Turković, vicino c'è Gaeta. Di nuovo Turković, Radovcic, Starcevic, Turković e poi trova la rete dal lago. No, invasione. Dunque si resta sul più 4 per Bolzano. Bolognani chiamato sfondamento qui, naturalmente questa è l'interpretazione arbitrale. Adesso noi lo rivedremo il movimento di Bolognani. Questa è l'azione di Bolzano, poi rivedremo tra poco grazie a Giuseppe Guttilla. Eccolo qui. Eh sì, il giocatore del Bolzano ha coperto prima lo spazio, quindi c'era dunque questa azione di sfondamento. Ottima decisione degli arbitri da parte del giocatore Bolognani. Dunque abbiamo perso il conto delle finali disputate da Iaconello. Iaconello, saranno circa 6.540, 31 per l'esattezza. Beh, sono la coppia italiana più esperiente, quindi andranno, mi sembra normale. Noi scherziamo chiaramente con i due arbitri che certamente stanno dirigendo con tranquillità, diciamo, anche con esperienza. Un'ottima gestione finale della partita. Assolutamente sì. Gaeta, Starcevic,
Samčić, Rieti. Segnalazione delle 31 finali dell'ufficio stampa della federazione. Il capo ufficio stampa Matteo Aldamonte. Intanto Bolognani per Paolo da Silva. Dantino. C'è stato il fallo subito in difesa, anzi l'irregolarità del giovane del Bressano. Dunque si resta sul più 5, il tempo che però corre via, e sempre un vantaggio importante per Bolzano, che in realtà in questo secondo tempo non è che abbia rischiato nulla finora. No, se togliamo i primi minuti, i primissimi minuti di veemenza del Bressano, poi il Bolzano è tornato di nuovo a gestire bene la gara. Ci prova Starcevic. C'è il time out chiamato da Fusina. Andiamo a sentire un po' anche quello che ha da dire il tecnico siciliano Doc, siracusano Doc Fusina. Qui tante soddisfazioni per lui da giocatore, adesso da allenatore del Bolzano. Prova a conquistare una Coppa Italia. Sentiamo. Di palla ancora non è passivo, non è niente. Quindi voglio almeno che la palla inizia e ritorna. Primo giro di palla, Cambio di posto con Canes. Però ce lo devono alzare. Traduciamo, questo l'abbiamo capito, se vuoi tira basso, rivolto al suo giocatore, a Starcevic. Beh, però Turković da buon regista di questa squadra ha dato indicazioni ai compagni su come gestire questo attacco, che potrebbe essere quasi determinante per l'esito